Che 2018 è stato, secondo lei, di questo Fiorenzuola che, insomma, a mio avviso ha fatto veramente bene, un 2018 che ha portato 27 gol fatti, solo 17 subiti, ma soprattutto 8 successi, 4 pareggi nelle 17 gare disputate fin qui. Direi che abbiamo chiuso l'anno nel migliore dei modi. Dopo la sconfitta in casa con la Pergolettese, ci siamo ripresi alla grande a partire dal derby di Carpaneto, che abbiamo pareggiato alla fine. Forse probabilmente lì è scattato qualcosa anche a livello psicologico che ci ha permesso di portare a casa i 6 punti in queste ultime 2 partite. Sicuramente. Un girone d'andata molto molto positivo perché chiudiamo in una posizione di classifica a mio avviso ottima, un girone molto difficile con squadre molto attrezzate, con la perla della vittoria di Modena che per fortuna non è rimasta isolata, insomma. Ecco, vorrei un tuo giudizio anche su Lucio Brando, l'allenatore che raccoglieva un'eredità, insomma, non semplice, perché sostituire Assolutamente. Dionisi non era facile, invece ha trovato subito il feeling sia con la piazza che con la squadra. A questo assolutamente concordo in pieno perché sinceramente è venuta Fiorenzuola ereditando un campionato dove aveva fatto benissimo e quindi per lui, calcolando che era anche il debutto in Serie D, in una piazza nuova, si è dimostrato un allenatore sicuramente, come ho detto già quest'estate, molto capace perché poi alla fine la cultura del lavoro, il lavoro sul campo, ha ripagato per adesso di tutto quello che appunto ha messo in questi mesi. Ha affrontato la categoria con grande umiltà, creando a mio avviso anche un impianto di gioco importante, dove sinceramente al vedere giocare il Fiorenzuola non ci si annoia, a parte vabbè, qualche partita che però è fisiologico durante la stagione di avere, con qualche alto e basso, però anche ieri noi potevamo vincere, potevamo perdere, nel secondo tempo ce la siamo sempre giocata. E sinceramente è un allenatore che cerca sempre di impostare la squadra per fare la partita. E se è il caso è più facile che faccia una sostituzione per provare a vincere piuttosto che contenere. Quello sicuramente per adesso a mio avviso sta facendo molto bene. Grande personalità. Un'ultima battuta proprio in flash, che 2019 ti aspetti? Vabbè, sì, mi auguro che sia sulla falsa riga di questo. In ogni caso sono fiducioso perché vedo che la squadra è compatta, è col mister, è un gruppo unito, si è visto ieri anche. In ogni caso auguro a tutti i tifosi del Fiorenzuola, anche quelli che ci hanno seguito ieri, un grande in bocca al lupo e un auguri di buone feste e di buon Natale, in particolar modo anche ai ragazzi giovani che hanno creato un gruppo di supporters del Fiore molto, molto bello e che segue sempre la squadra. Un saluto particolare a Filippo. E speriamo bene per il proseguo, ma il sottoscritto è molto fiducioso.